L'anno scorso io sono partita, a parte che ero agona e quest'anno forse no, se vi ricordate per chi c'era, avevamo provato a dire alcune cose che sono tipiche delle associazioni, avevamo provato a dire noi di Libera Italia siamo diversi. E anche stamattina immagino che voi penserete che io sia qui per fare un bilancio di questo primo anno di attività che sembra paragonabile a 20 anni di attività perché le cose che abbiamo fatto sono tante e lo dimostrano i tanti interventi che avremo questa mattina. E quindi tutti penserete che io farò un bilancio, in realtà non farò un bilancio, ma racconterò una storia. Proverò a raccontare una storia perché lo stesso Umberto Eco dice che sopravviviamo grazie alle storie, quindi provo a farvi sopravvivere almeno in questo primo quarto d'ora, poi sicuramente sentirete le cose molto più interessanti di quelle che dirò io oggi. Siamo partiti così, questa è la foto di noi, non quasi quattro amici al bar, ma 23 soci fondatori, che condividevano dei principi importanti, tutti provenienti da esperienze interessanti, di pubblica amministrazione che avevano appunto scelto la libertà digitale e anche di aziende che erano impegnate nel portare avanti questi temi, che non sono poi semplici, non è neanche facile fare business sposando alcuni valori etici. Quindi provenivamo da esperienze diverse, eravamo 23, abbiamo voluto costruire Libre Italia, abbiamo voluto fondare Libre Italia, l'abbiamo voluta fortemente, abbiamo pensato che ce ne fosse bisogno. E credo che questo primo anno di attività abbia dimostrato che effettivamente bisogno c'era, perché siamo partiti per un viaggio con alcune speranze, ma probabilmente con poche certezze rispetto a quelli che sarebbero potuti essere i risultati finali. Non ci saremmo aspettati tanto in questo primo anno, quindi sono arrivate delle cose che sono state delle belle sorprese, dei bei regali. Il regalo più grande è la migrazione della difesa e l'onore più grosso è quello di avere oggi qui il generale Sileo con noi, che ci racconta poi il progetto. Siamo partiti per questo viaggio, abbiamo anche viaggiato effettivamente, abbiamo preso treni, abbiamo preso aerei, abbiamo preso le macchine, siamo andati un po' in giro per l'Italia. Qui ci sono tante persone che hanno girato a portare il nostro messaggio, a portare questi valori, a parlare con le pubbliche amministrazioni, nelle scuole. Siamo andati un po' ovunque, anche dove non ci avevano invitato, devo dire. Portando che cosa? Portando con noi alcuni valori che sono indubbiamente quelli della condivisione e della collaborazione. Siamo qui oggi per questo e quindi siamo qui nel condividere le nostre esperienze, nel condividere la nostra professionalità, nel collaborare per organizzare alcune cose. Stamattina siamo arrivati alle 8, orario di apertura della sede, e eravamo già in 15-16 persone. Ogni persona che è arrivata ha chiesto che cosa posso fare io, dimmi in che cosa posso aiutare. E non è comune questa cosa, non la voglio ritenere comune perché credo che non lo sia. E quindi questi sono i principi di condivisione e di collaborazione, che sono anche gli stessi che sono alla base del software libero, sono tipici della nostra associazione e siamo particolarmente contenti che lo siano. Li diamo per scontati, ma per scontati non sono. L'amicizia è un'altra cosa alla quale non rinunceremo mai come Libre Italia. Abbiamo un gruppo Telegram dove ci parliamo anche la sera fino a mezzanotte, le 1, alle 2, quando dobbiamo risolvere delle cose. Abbiamo un gruppo tecnico dove ci scambiamo delle informazioni. Abbiamo provato ad essere di supporto nel progetto di migrazione della difesa anche attraverso il nostro gruppo tecnico. Ci siamo scambiati informazioni fino alle 2 di notte, alle 5 di mattina, alle 6 di mattina, che è la dimostrazione più bella di amicizia vera anche, no? Di un voler stare insieme, un voler condividere qualcosa. Non rinunciamo alla chiarezza tra noi, alla trasparenza. Ci piace confrontarci su ogni cosa e questo immagino che non debba mancare mai. Nel momento in cui mancherà, ci mancherà un pezzo di Libre Italia. La disponibilità.
la disponibilità che abbiamo tra i soci, tra tutti i soci, di mettersi al servizio degli altri, di condividere ciò che di meglio abbiamo. Lo dicevo al TEDx Assisi, che la condivisione oggi è cambiata rispetto al passato, è cambiata in peggio. I nostri nonni erano abituati a condividere ciò che di meglio avevano. Io ricordo mia nonna che condivideva i suoi cibi soltanto se i cibi erano i più buoni che lei aveva mai preparato prima. Oggi condividiamo quello che abbiamo di superfluo, quindi condividiamo le nostre foto sui social, condividiamo i copia e incolla degli aforismi, ma non siamo più abituati a condividere le cose importanti. Con Libreitalia condividiamo invece, mettiamo a disposizione degli altri la cosa più preziosa che noi abbiamo, che è il nostro tempo. Ed è la cosa più importante che facciamo per gli altri, mettere a disposizione il nostro tempo libero a favore di qualcosa in cui crediamo. E c'è una grande disponibilità, c'è una grande disponibilità da parte di tutti. Manca una persona a fare formazione all'esercito, mando io un messaggio e in 3 minutinetti trovo 3 persone che dicono: ma se vuoi vengo io, mi prendo un giorno di ferie e sostituisco io. Quindi questa è una dimostrazione grande di grande disponibilità. C'è poi la competenza. Libreitalia è un concentrato di competenza, è un concentrato di professionalità. Non è scontato nelle associazioni di volontariato trovare persone che mettono a disposizione appunto quello che sanno fare, il meglio che sanno fare a favore degli altri. Si potrebbe pensare che nelle associazioni ognuno tenda ad essere geloso di quello che ha per poi farlo in qualche modo pagare agli altri, pagare anche non in termini monetari, ma di altro tipo, in termini di visibilità piuttosto che di altre cose. In Libreitalia questo non c'è. Ognuno di noi mette a disposizione ciò che sa fare, senza neanche porsi il problema di doverlo far pesare agli altri. E questo credo che sia fondamentale, e neanche questa cosa penso che sia scontata. La serietà. Anche qui ci mettiamo una gran serietà, ci proviamo, poi adesso il generale Sileo probabilmente mi smentirà durante il suo intervento, quindi però ci proviamo ad essere seri, ci proviamo a fare questa cosa da volontari così come se la facessimo per la nostra azienda, così come se la facessimo per la nostra famiglia. Ci mettiamo una grande serietà, che non è seriosità, perché poi ad una grande serietà proviamo ad abbinare anche dei momenti di sorriso, di risate, di simpatia, di, vorrei dire, cazzeggio, c'è cioè il generale qui che. Però credo che faccia parte della nostra associazione, che sia linfa vitale per la nostra associazione. L'abbiamo puntualizzato anche poco tempo fa, Giordano in prima fila, adesso lo faccio piangere, quindi ultimamente faccio piangere piuttosto che ridere, è un po' preoccupante. La semplicità. Al TED, che abbiamo avuto la fortuna e l'opportunità di presentare anche ciò che facciamo nel primo TEDx Umbro, che è TEDx Assisi, del quale devo ringraziare Matteo Piselli, che purtroppo stamattina non è con noi, che è il nostro socio. Abbiamo parlato di semplicità, il ritorno alla semplicità, che non è banalizzazione. La semplicità è un'altra cosa, la semplicità è la capacità di risolvere problemi complessi, e con Libreitalia lo stiamo dimostrando e portiamo questo messaggio insieme al messaggio di migrazione. Diciamo, le migrazioni sono difficili, non sono per tutti, sono per pochi, sono per le persone che sanno migrare, che hanno capacità, che hanno competenza e che hanno anche l'umiltà di chiedere aiuto ad altri, di condividere l'esperienza di migrazione. Perché siamo orgogliosi di far parte della squadra della difesa? Perché loro sicuramente non hanno bisogno delle nostre professionalità. Però hanno chiesto la nostra collaborazione e questa è la dimostrazione di apertura, una dimostrazione di intelligenza superiore, una dimostrazione di capacità di gestire progetti complessi come sono complessi i progetti di migrazione. Vorrei dire, altrimenti sembra la chiusura di Libreitalia, invece abbiamo solo un anno di vita e quindi
stiamo muovendo i primi passi, che il volo è appena iniziato. Dove ci porterà? Ci porterà vicino a tante opportunità. In questi mesi ne abbiamo avute tantissime, sono arrivate tante opportunità anche da contatti che non abbiamo cercato, da contatti nuovi, da persone che invece ci conoscevano e ci hanno cercato. Abbiamo trovato opportunità in eventi. Ho messo questa foto perché appena 2 mesi fa siamo andati all'Internet Festival a Pisa. Abbiamo finito il nostro intervento, un'insegnante si è avvicinata, ci ha chiesto di farlo nella sua scuola, abbiamo preparato il patto di collaborazione con questa scuola di Pisa, sul campo abbiamo arruolato Giuseppe Augero, che non vedo ma dovrebbe esserci e che ringrazio, che farà il corso a Pisa in quella scuola per dire di come si costruiscono le cose in mezza mattinata di opportunità perché eravamo lì, perché c'eravamo e siamo stati capaci di costruire una cosa buona per una scuola che è una bella scuola, una scuola grande, un istituto comprensivo e ci auguriamo che quella sia solo la prima esperienza su Pisa, dalla quale magari ne possano partire delle altre. Di sinergie ne abbiamo attivate tante, ne abbiamo attivate tante con diverse associazioni. Questa foto è la foto del Coder Dojo, Coder Dojo Sigillo. Dove siamo stati a parlare di consapevolezza, libertà e digitale ai genitori mentre i ragazzini stavano facendo coding nell'aula a fianco. Questa è un'altra cosa alla quale teniamo. Proviamo a curare anche alcune attività che sono più vicine all'idea di volontariato vero come lo chiamo io. E quindi abbiamo preso contatti con l'associazione Daniele Chianelli, l'associazione per la vita qui Umbra, per fare dei corsi di formazione in oncologia pediatrica. Li faremo a partire dal prossimo anno, da anno nuovo, possibilmente anche con la collaborazione dell'UG Perugia, che vedo schierato in quarta fila. E quindi anche con la loro collaborazione andremo da questi bambini che trascorrono un anno della loro vita lontani dalla propria scuola, dalla propria famiglia e proviamo a portare gli strumenti tecnologici e farli usare per ricostruire un po' quella vicinanza con le persone care che in quel momento della loro vita non hanno. Oltre a questo stiamo lavorando anche per un accordo con l'Istituto Nazionale Sordi di Roma, dove vogliamo portare dei corsi di formazione di LibreOffice, c'è cioè qui oggi Dora Pietrafresa che ci ha curato questo rapporto, che ringrazio, perché con loro vogliamo costruire una modalità giusta di parlare anche alle persone sorde, che sono spesso purtroppo emarginate rispetto anche all'utilizzo della tecnologia. Perché? Perché dobbiamo parlare un linguaggio diverso quando ci rapportiamo con persone diverse e quindi l'Istituto Sordi ci aiuterà a capire come dobbiamo parlare, come ci dobbiamo rapportare per non escludere nessuno, perché l'inclusione è alla base del software libero, l'inclusione deve essere anche alla base delle attività che facciamo come associazione. Momenti di felicità ce ne sono stati tantissimi. Non potrei ricordarli tutti, in primo luogo perché mi metterei a piangere, in secondo luogo perché sono stati così tanti che non riuscirei comunque a trasmetterli. Questo è uno di quelli. Quando abbiamo consegnato un attestato ai nostri ragazzini che avevano frequentato il corso di LibreOffice è stato un momento di grande felicità. C'era la felicità loro, c'era la felicità nostra, c'era la felicità dei genitori che in qualche modo avevano usufruito di un'opportunità. A prescindere dal fatto che fosse gratuita, ma di un'opportunità che era stata donata e che era un'opportunità di valore. Una mamma mi ha detto: "Non immaginavo che avesse potuto fare una cosa così di valore". Perché? Perché quando si regala qualcosa si pensa sempre che si regali una cosa di scarso valore. E invece noi abbiamo dimostrato che anche le cose di valore si possono donare. E questo è l'orgoglio più grande. Lo abbiamo presentato alla conferenza internazionale grazie al generale Sileo che ci ha fatto sottoscrivere l'accordo con loro in tempi rapidissimi. Ci siamo sentiti con lui a luglio e il 15 settembre abbiamo firmato il protocollo con la difesa. Ci dice che è stato quasi un record, quindi ci crediamo in questo.
ed è un motivo di grandissimo orgoglio. Non volevamo quasi crederci quando ci ha contattato. Io quando mi ha chiamato al telefono pensavo quasi fosse uno scherzo e quindi ci aspettavamo il cartello di scherzi a parte. E invece è una grande opportunità, è un'opportunità che abbiamo colto al volo, che stiamo coltivando, che ci auguriamo di coltivare nel miglior modo possibile, anche perché dobbiamo essere di supporto a questo che è il progetto più grande d'Italia e è il secondo più grande d'Europa, anzi il progetto di immigrazione più grande. E noi italiani dobbiamo dimostrare che sappiamo fare le cose anche molto meglio di altri, quindi questa sono convinta diventerà una buona pratica internazionale. E questo è il messaggio che mi piaceva lasciare, perché dobbiamo andare avanti in questo modo, dobbiamo andare avanti continuando a donare e a mettere a disposizione degli altri il meglio che abbiamo, perché stiamo facendo una cosa importante, stiamo facendo una cosa che rimarrà. Al TEDx ho incontrato Leonardo Cenci, che ha un'associazione Ollus, come Ollus la nostra, si chiama Avanti Tutta. E lui è malato di cancro e quando ci siamo confrontati lui mi diceva: ma secondo te che cosa possiamo fare nella vita per farci ricordare? E nella vita per farci ricordare possiamo fare solo una cosa, e cioè mettere a disposizione degli altri il nostro tempo per qualcosa in cui crediamo. Solo in questo modo diventeremo immortali. Quindi a Leonardo io ho detto: vedrai che tu rimarrai immortale, non morirai mai. E questo è quello che succederà anche a noi se continuiamo con questo spirito, è quello che succederà alla nostra associazione, che rimarrà vitale per sempre, viva per sempre, a prescindere da chi ci sarà. E questo è un grazie. Durante la giornata ne dirò tanti, questo è il grazie complessivo, dove non voglio citare nessuno in particolare perché altrimenti poi mi dimenticherò qualcuno e quindi farò un torto. Ma è un grazie a tutti i soci, quelli che ci sono oggi e quelli che sono a casa, quelli che ci stanno seguendo, quelli che hanno mezza idea di iscriversi ma non si sono ancora iscritti, quelli che ci appoggiano ma non hanno pagato la quota, li consideriamo comunque della nostra grande famiglia. È un grazie per ogni minuto, per ogni ora, per ogni secondo, per ogni progetto, per ogni idea che avete condiviso con noi e che ha portato Libera Italia ad essere quella che è. Grazie.